Salve a tutti ragazzi da Energy, oggi un nuovo video su Me la godo Army. Devo ammettere che sono alquanto soddisfatto di essere qui oggi perché Me la godo è un canale che seguo da tanto tempo. Essere qui per me è un grande onore. Perciò oggi tratteremo appunto di Halo in generale. Uno sparatutto in prima persona creato da Bungie per poi essere passato alla 343 Industries. Halo, secondo me, è un gioco molto sottovalutato, specialmente in questo periodo. Perciò oggi volevo appunto farvi vedere il video che appunto vi propongo e magari indurvi all'acquisto. Allora, prima cosa, volevo dirvi che Halo Reach sarebbe un prequel della saga di Halo, infatti anche se è uscito dopo Halo 1, dopo Halo 2, dopo Halo 3, Halo Reach sarebbe il primo, e lo possiamo notare dal fatto che nella missione La Pillar of Autumn notiamo verso la fine Master Chief in una capsula. Halo secondo me è un gioco fantastico perché le armi sono futuristiche, cosa che non hanno tutti i giochi, e voi non dovete pensarlo come un gioco di fantascienza. Per chi non piace la fantascienza, perché comunque ha un multiplayer. E infatti, come notate, questa partita è una perfezione su una mappa che si chiama Selec, creata appunto dalla 343 Industries. E qui appunto vi farò vedere una mia perfezione in double team con un amico. Sì, qua erano tempi che avevamo un clan, sì, bella roba. Tempi ormai passati, diciamo. E adesso, infatti, se noterete nel mio canale, faccio solo video su MW3 oppure Skyrim, cose, diciamo, che non Halo. Halo è giusto, faccio questo video su Me la godo Army di Halo, appunto perché veramente è troppo sottovalutato e volevo far cambiare l'idea a qualcuno, appunto. E perciò ora passiamo un po' alla partita. Come vi dicevo, è una perfezione su Select. E le armi che uso sono carabina, DMR e cecchino. Qui erano i tempi che, diciamo, giocavo, non ero alla massima forma, però comunque ci divertivamo. E oramai non lo tocco quasi più Halo, e mi dispiace tantissimo perché è un ottimo gioco. Però ragazzi, veramente merita. Cosa lo differenzia dagli altri giochi? Che in questo gioco vabbè, è un FPS in prima persona, e lo differenzia il fatto che qui puoi creare i tuoi mondi. Infatti esiste la fucina appunto per creare tutto ciò che vuoi. Puoi anche la sera, non lo so, fare delle private in petto con amici, oppure giocare seriamente, ad esempio in MLG, per allenarti a diventare più forte. E perciò una cosa che mi ha colpito profondamente di questo gioco sono appunto le infezioni, perché ti diverti davvero tanto in privata. E qui appunto ho fatto da poco un killer spietato. L'ultima kill è stato killer spietato, che sarebbe la serie da 10. Infatti qui ogni serie ha un suo nome, e appunto partono da serie massacro, che sarebbe 5, poi killer spietato, furia la 20, scatenato la 15. Insomma, è veramente divertente, ti gasa quando parla, perché quando fai una serie del genere veramente è una cosa fantastica. E poi, che dire, per me Halo, il voto che gli darei è un bel 9, perché merita seriamente. Allora, adesso magari, intanto che passa il video, vi faccio una mini recensione per chi non ha mai giocato. Allora, questo qui è completamente diverso, appunto come dicevo prima, dalla saga di Halo 1, 2 e 3. Adesso uscirà il 4. Però
Comunque, questo qui è completamente diverso perché è una storia, diciamo, come dire, forse alternativa, non lo so, perché è una squadra composta da 6 uomini, tu vieni chiamato come sostituto e non vi spoilerò la fine, però comunque diciamo che la fine un po' mi porta un po' di delusioni, però quando ad esempio muore un compagno di squadra, veramente voi ci rimanete male e si può dire che questo gioco trasmette proprio vere emozioni e io lo adoro assolutamente. E qui poi ci sono armi che non si sono mai viste in altri giochi, come la pistola al plasma, armi completamente futuristiche che non c'entrano, diciamo armi nucleari se si possono definire così. Ed è appunto una cosa che caratterizza Halo. Halo in generale comunque cioè, merita molto anche perché è uno dei pochi giochi esclusivi solo Xbox, come Alan Wake, Gears of War, però è uno diciamo che è ai primi posti perché è molto conosciuto fin da diciamo che ha debuttato, che ha fatto più vendite è stato Halo 3, che non ha lasciato delusioni quasi a nessuno. C'era una grande sfida, diciamo, tra Halo 3 e COD MW2, perché comunque erano due ottimi giochi. Qui se inizi a fare una partita, veramente inizi a fare le nottate intere perché veramente ti diverti davvero tanto. In conclusione, Halo è assolutamente un gioco che merita, ve lo consiglio a tutti. E se volete vedere altri miei video, che ovviamente questo qui è un video Restano 5 abbastanza minuti. serio, sul mio canale parlo anche di video, faccio video Ok. anche simpatici, passate, mi farebbe veramente piacere.